Il tuo aiuto viene dal Signore. Immagina di decidere di fare una passeggiata. Il cielo è blu, il sole splende e gli uccelli cantano. Tutto va bene. Poi all'improvviso comincia a piovere. All'inizio una leggera pioggia, ma poi comincia a diluviare. E naturalmente non hai l'ombrello, perché non era prevista pioggia nelle previsioni del telegiornale di ieri sera. Quale sarebbe la tua prima reazione? Sono sicuro che correresti a cercare un riparo il prima possibile per evitare di inzupparti completamente. Purtroppo, proprio questa situazione è successa non molto tempo fa a me e mia moglie Muriel. A volte si può fare un parallelo con la nostra vita. Tutto va bene e poi, all'improvviso, la pioggia comincia a cadere e la tempesta comincia a rimbombare. Può essere perché si perde la fiducia in qualcuno, si prova delusione o disillusione, o si viene licenziati da un lavoro di cui si ha davvero bisogno. Quando si verificano tempeste come queste, bisogna rifugiarsi in un luogo sicuro. Oggi vorrei incoraggiarti a rifugiarti tra le braccia del Creatore dell'intero universo. Salmo 121, 2. Lui ha creato le stelle, ha modellato la terra e ha posto i limiti ai mari. Considerate questo: ha formato le montagne, anche le cime più alte, quelle che ci impressionano di più. È proprio questo Dio che è la tua forza. È Lui che ti porta e ti ristabilisce. Il tuo aiuto è in Lui. Egli è il più sicuro dei rifugi. Non si addormenta, non dorme. È il tuo custode. Salmo 121, 4, 5. La tua speranza è in Lui. La tua forza è in Lui. Sono con te, con tutto il mio cuore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.